Faccio subito una nuova diretta, molto veloce, perché andando poco avanti in bicicletta sul Tevere ho trovato queste cose di cui avevo sentito parlare ma un po' distrattamente su internet. Vediamo se qualcuno riconosce, qualcuno, per il momento non c'è nessuno collegato, Maurizio. Vediamo se riconosci questa immagine. Questa immagine appare su uno dei murazzi del Tevere, non so se posso usare questa parola così torinese, i murazzi per le pareti del Lungotevere, però del resto le hanno costruite i piemontesi. Questa immagine dovrebbe essere immediatamente riconoscibile a tutti quelli che hanno visto qualche film, perché questa è la scena più importante, più celebre. Io sono nato a Torino, esattamente, sì, però sono in realtà romano, mentre è di Torino Stefania che si è appena collegata. Questa è un'immagine da Roma Città Aperta, riconoscete? Questa è la scena della morte di Anna Magnani con il bambino che si avvicina al corpo, esattamente, bravissimo. Guardate che cosa, guarda, vi faccio vedere un po' di contesto. Ecco, questa è la parete del Lungotevere e questo disegno, questo graffito, questa sorta di affresco è stato fatto con un'idropulitrice, o meglio, è stato fatto in realtà togliendo lo sporco e lasciandolo soltanto, lasciando il nero laddove permetteva di riconoscere un'immagine, quindi è stato fatto togliendo, pulendo, ma pulendo in maniera selettiva. Vi faccio vedere un po' questa bella sfilata di disegni, sono disegni abbastanza interessanti. Credo che questo sembrano Marcello e Anitona nella fontana, ma in realtà invece che in una fontana sono una sorta di vasca da bagno con ruote, con una doccia sopra, vedete? Quindi è abbastanza rivista l'immagine iconica, ma insomma mi sembra indiscutibile che si tratti di Marcello e Anitona nella Dolce Vita. C'è questo cavallo scheletrico che non so bene, l'idropulitrice preferisco la sabbia, chi lo sa, adesso magari vediamo di andare a chiedere, se è una sabbiatura, può darsi. Questo sembra un bersagliere, non so se sia, mi sembra di riconoscere una statua, non so se sia quella di, no, non è Enrico Toti, vabbè, in ogni caso, queste sono le immagini che trovate sul Lungotevere tra il ponte. Dunque, dove siamo? Siamo dopo il ponte dell'ospedale, qui siamo più o meno all'altezza di Via Giulia e come vedete c'è una galleria, ne sai qualcosa? Pulivate, superfici storiche a Venezia. Allora, ho visto prima che c'è un signore che stava parlando con dei turisti e c'è anche l'idropulitrice o sabbiatrice o quel che diavolo è, quindi se è ancora lì e se riusciamo a parlarci, magari posso provare a chiedergli, sempre che la connessione mi assista, perché quando sto qui sotto in genere so che l'ha aperto. Intanto una piccola panoramica sul muro, mentre ci avviciniamo a quelli che stanno facendo il lavoro adesso, quindi non riuscirò tanto a leggere i commenti perché c'ho pure il sole negli occhi e poi tra l'altro balla tutto, spero che lo stabilizzatore di Periscope. Chiedo chi è l'artista. Sì, credo che sia. Guardate questi scheletroni. Credo che sia un signore con la barba che ho visto prima stava parlando con dei turisti stranieri. Per cui adesso vediamo un po' se riusciamo a parlarci e se riusciamo a farci dire qualcosa in diretta. Vedo che la idropulitrice l'hanno tirata giù. Qualcuno usa. Ok, adesso chiediamo. Guardate che po' di lavoro. Io l'avevo visti passando di notte, ma insomma fino a un certo punto. Adesso vado a chiedere a questi signori, credo che l'artista sia quel signore lì con la barba, adesso andiamo a chiedere. Ce ne fai vedere una bene? Ho capito, meglio di così che devo fare? Dovete venire a Roma, no? Dovete venire a Roma. Posso chiedervi con che cosa state facendo questa cosa? Sono in diretta. Con l'acqua, quindi è un'idropulitrice, non c'è sabbia o. La sabbia viene usata, no, sabbia, il bicarbonato di magnesio viene usato solo sui graffiti in basso. Ok, per toglierli. Quindi Per altrimenti sopra è soltanto acqua e acqua. togliete, che cos'è l'incrostazione di muschio, licheni e smog. E smog, ok. E chi è? Lei l'artista No, no, guardi, il responsabile di cantiere. Ah, d'accordo, L'artista vado a chiedere. è William Kendridge, William un Kendridge. sudafricano, Ok. e sta facendo quest'opera. È la più grande opera muraria esterna che è stata mai fatta Da al qua. mondo. Se, sentite voi? Perché qua c'è anche il rumore del camion, non so se riuscite a sentirmi. Da quant'è che state lavorando su questa cosa? 4 settimane. 4 settimane e prevedete di andare avanti ancora fino a. Basta, dovrebbe essere l'ultimo giorno, poi ci State. stanno qualche ritocchino. Ho Poi ci sarà capito. un grande spettacolo il 21, il Natale di Roma. 21 aprile? Sì, il Natale di Roma, alle ore 21 ci sono due spettacoli maestosi con l'artista, musiche di un compositore sudafricano, dei balletti, eccetera.
secondo lei sarà meglio vederlo da qui o dall'altra parte? No, dall'altra si può vedere solo dall'altra parte. Ok. Grazie, vedo se riesco a parlare anche col signore lì. Sì. Allora, perfetto, meno male. Allora. Ah sì, mi ricordo. Sì. Buongiorno. Sì, adesso glielo chiedo come si chiama l'artista. Sono in diretta su Periscope. Vi posso fare due domande proprio? Però... Sì, allora, come si chiama, perché me l'ha detto il signore lì, come si chiama l'artista che ha progettato tutto questo? Ciao, ci vediamo. Si diceva che è un artista sudafricano. Ciao, a presto. Lei è il responsabile di cantiere, mi diceva il signore? Sì. Si chiama William Kentridge. William Kentridge, col K, presumo? Ok, sì. D'accordo. E come... È sudafricano. Okay. Ma come... cosa vi dà per fare, cioè... In che senso? Nel senso, lui l'ha progettato. Allora, lui l'ha pensato, poi la realizzazione è stata fatta da Step, che è una società di servizi qui di Roma. E... Cosa gli ha dato? Un disegno? Allora, lui ha mandato dei file. La riproduzione dei suoi bozzetti, che noi abbiamo trasformato in grandi stencil, che abbiamo appoggiato sulla patina biologica, perché questo non è sporco, ma è una pianta. Una sorta di muschio di poli, sì, diciamo, insomma. Così perché viene solo pulita con acqua, e quindi appunto il metodo è quello dello stencil, cioè appoggi lo stencil, pulisci, dove c'era lo stencil rimane oscuro. E il tema delle immagini, perché io sono partito da laggiù, io ho riconosciuto Roma, città aperta, la dolce vita, eccetera. Sì, esatto. Ah ok, quindi è tutta la storia. La storia di Roma, diciamo, dall'antichità fino ad oggi, ma ovviamente inventata e ripensata sempre attraverso l'artista. Quanto, cioè, non è tutta la storia, secondo voi, quanto dura poi questa cosa? Perché poi piano piano la il muschio, anni, il lichene, eccetera, sì, ricrescerà e cancellerà tutto. Sì. Okay. E allora facciamo solo delle pulizie. Sono in programma forse solo delle pulizie per le piante infestanti, cioè okay, le piante grandi. Mantenere che comunque... Sì, insomma, senza, no, quelle che vedi lì. Ah sì, quelle che crescono, sì, d'accordo. Con i pistacchi. E oggi è l'ultimo giorno, mi stava dicendo il signore? Oggi è l'ultimo giorno di pulizia, diciamo, del nero. Poi dobbiamo pulire un po' i graffiti e poi di dare una patina sulle differenze di colore che si vedono lì. Grazie, ma, grazie mille. Prego. Faccio ancora un'immagine del signore lassù in cima, così si vede che cosa stanno facendo. Grazie, buona giornata. Ecco, allora, là sopra vedete il signore che sta facendo. Lavando l'acqua, dove va a finire? Beh, penso che cada nel Tevere a un certo punto. Uno la spruzza, poi scolando, evidentemente sì. Sì, me lo conferma il signore. Allora, guarda, non riesci... Guarda Vale, dovresti poter geolocalizzarmi, spero di non essere ancora a Milano secondo Periscope. Sono vabbè, ho capito, ma sì, tu dici, ma alla fine, cioè, è soltanto acqua e roba che si stacca dal muro, non è che ci siano chissà che cose zozzissime, cioè sì, un po' di smog, un po' di licheni e cose di questo genere. Per cui a questo punto nel Tevere forse è la cosa più sana che ci può cadere dentro. Ma anche voi altri mi vedete a Milano, dovrei essere geolocalizzato su Roma. Comunque, allora sono tra il ponte... Beh, sono prima di Ponte Sisto. Il pezzo è... guarda, facciamo che dopo vi cerco proprio il tratto. Ah, sono a Roma, infatti. Sì, che ne so il nome del ponte più vicino. Ve lo faccio vedere, guarda, allora. Il ponte... Non questo primo, quello sotto, quasi a Trastevere, un po' prima. Mi mancano ancora due ponti per arrivare a Trastevere. Quello Ponte Sisto è tra tre ponti, quindi... infatti mi vedi a Roma, d'accordo. Per cui quello laggiù in fondo, quell'edificio che vedete sotto quel ponte, Ponte Garibaldi? Io poi il nome dei ponti non li conosco, faccio una figuraccia tremenda. Non sono mica bravo come Giulio. Vabbè, comunque, allora ricordatevi questo, che il 21 aprile, Natale di Roma, alle... Sono andando a scendere lungo il Tevere, sono sul lato destro, che è poi quello dove c'è la ciclabile sostanzialmente. Guarda, in genere le dirette che faccio sono dirette in cui parlo di cinema, perché lavoro a un canale che si chiama Rai Movie. Aspettate che vi faccio vedere come lavora il tizio. Lavoro a un canale che si chiama Rai Movie, dove trasmettiamo film 24 ore su 24, siccome io... Lavoro lì, cerco di darvi qualche indicazione, qualche motivo per guardare i film che trasmettiamo. Poi quando vedo delle cose interessanti come questa mi fermo e insomma le faccio vedere, perché mi sembra doveroso. No, l'isola Tiberina manca ancora un pezzo. Oddio, ho messo un piede dentro l'acqua, fantastico.
Ah, guarda che mi è toccato fare, ho messo il piede completamente qui, quindi l'acqua con cui viene pulita, plof, me la sono raccolta tutta io, vabbè. Allora, questo, Don, frena, tutte nuove. Vai da là, per favore. Togli questo pezzettino. Comunque, 21 aprile, Natale di Roma, alle 21 ci sarà un concerto, uno spettacolo che si vedrà dall'altro lato del Tevere con illuminazioni, balletti e cose di questo genere. L'artista presente, insomma, sarà modo di celebrare il completamento di quest'opera che sostanzialmente viene finita oggi. Poi, come ci diceva il Signore, faranno qualche pulizia, qualche ritocco in più. Però insomma, ecco, il 21 aprile tutti venite a Roma, ci vediamo sull'altro lato del Tevere e ce l'apprezziamo. Guarda, già gli ho rotto le palle abbastanza. Guarda, chiedimelo su Twitter e poi ti vado a cercare il nome preciso del ponte, così sai esattamente. Comunque è un pezzo, una roba lunga, perché se riconosci, guarda, il ponte sotto è il ponte che sta davanti al traforo che porta verso via Gregorio VII. Questo è il ponte successivo, che manco mi ricordo come si chiama, ma sta, diciamo... Come si chiama? Questo è Ponte Mazzini? Ok, grazie. Ecco, il signore conosce meglio i ponti di me, per cui no, mi sta aiutando. No, l'ho visto prima sul muro che ecco, fa. Perfetto. Allora, questo è tra Ponte Mazzini e il ponte che non so come si chiami, cioè successivo. Ed è tutta questa cosa qua. Non ho letto che cosa mi avete scritto, io credo che sia bene che riparto per andare a pedalare, se non altro per asciugarmi il piede che è completamente fracico. Venite a Roma, venite a vedere questa bella cosa che insomma praticamente da oggi potete godervi così come si deve. Artista sudafricano, Kent Ridge, non ricordo il nome, fatto con gli stencil pure. Ponte Mazzini e quello successivo, guardatelo voi sulla mappa, dai che Google Maps ci aiuta. Buona giornata, buon sabato, ci vediamo presto.